riporta limitatissime modifiche rispetto alla precedente comunicazione riguardanti nello specifico i rifiuti di pile accumulatori e il compostaggio domestico proprio per garantire appunto il monitoraggio di questi flussi di rifiuti per ottemperare agli obblighi comunitari. Allora, sappiamo che la comunicazione dei rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione, che essenzialmente diciamo, ha una struttura abbastanza semplice, si compone di due schede, la scheda RU e la scheda CG e dei relativi moduli, deve essere compilata dai soggetti istituzionali che sono responsabili dei sistemi, della gestione dei rifiuti urbani, e quindi stiamo parlando di comuni o comunità montane o unione di più comuni. E dovranno appunto dichiarare in questa sezione i rifiuti urbani raccolti nel territorio, compresi i rifiuti assimilati, nonché i rifiuti speciali raccolti previa stipula di apposita convenzione con i soggetti pubblici e privati, che per l'appunto sono esentati poi dall'obbligo di presentazione della dichiarazione MUD. La comunicazione va presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale appunto www.mudcomuni.it. Diciamo, la presentazione prevede un'unica scheda RU nel quale andranno riportati tutti i quantitativi dei rifiuti urbani assimilati e rifiuti in convenzione raccolti sul territorio comunale. È importante, come già precedentemente detto, specificare che questa scheda non deve essere utilizzata dal comune per dichiarare rifiuti prodotti da unità locali del comune stesso, per intenderci officine o anche impianti che fanno capo al comune. Per queste tipologie di soggetti, cioè per queste unità locali, dovrà invece essere compilata la scheda RIF e i relativi moduli di gestione. Quindi questa sezione è unicamente e specificamente rivolta ai rifiuti della raccolta differenziata e della raccolta dei rifiuti indifferenziati. E questa sezione riguarderà poi tutta la parte relativa ai costi. Per quanto riguarda la presentazione, già il dottor Botteri ha precedentemente illustrato come si finalizza sostanzialmente la presentazione, quindi verrà fatta attraverso il portale e qualora il soggetto di garante dispone di firma digitale, di pagamento online, diciamo, la compilazione telematica verrà finalizzata appunto unitamente al pagamento dei diritti segreti e alla firma digitale. Altrimenti dovrà essere stampata la scheda anagrafica, firmata dal legale rappresentante o dal suo delegato e inviata alla Camera di Commercio competente per territorio con l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria. In ogni caso fa fede la dichiarazione compilata telematicamente. Diciamo, l'invio della scheda anagrafica è firmata è solo la finalizzazione amministrativa della dichiarazione stessa. Con un'ulteriore precisazione va detto che questa sezione non è chiaramente destinata invece ai trasportatori dei rifiuti urbani, ovvero dai soggetti che per il comune si occupano di effettuare la raccolta e di trasportare i rifiuti urbani o al centro di raccolta o agli impianti di destinazione. Questo era stato un po' un quesito che era venuto fuori l'anno scorso perché mancava appunto una parte per questi soggetti, ma questi soggetti non è che sono esentati dalla presentazione della dichiarazione MUD, dovranno compilare la scheda RIF e diciamo, la sezione relativa al trasporto della scheda RIF. Quindi questa sezione è solamente proprio rivolta ai soggetti responsabili della raccolta differenziata. Qui brevemente un po' la struttura della sezione rifiuti urbani, che appunto è abbastanza semplice: c'è una sezione, la scheda anagrafica, una scheda RU con i relativi moduli. Non tutti i moduli, peraltro, andranno compilati necessariamente, dipende appunto dalle tipologie delle varie fattispecie. E poi una scheda CG relativa ai costi con il relativo modulo per il dettaglio dei costi della raccolta differenziata. Diciamo, la presentazione della scheda RU viene fatta dal soggetto responsabile del servizio di igiene urbana, quindi il servizio della raccolta dei rifiuti, responsabile per territorio, quindi potrà essere il comune o eventualmente un consorzio, una comunità montana, quindi un'unione di più comuni, e verranno appunto dichiarati tutti i rifiuti diciamo, per il quale il soggetto dichiarante è competente. E, diciamo, la sezione rifiuti, la scheda RU è essenzialmente composta da più parti. Una prima parte relativa alla raccolta indifferenziata. In buona parte questa scheda è precompilata per quanto riguarda almeno i codici, ovvero i codici sono già individuati in buona parte all'interno della scheda. Vi è comunque la possibilità da parte del soggetto dichiarante di inserire ulteriori codici qualora non contenuti e non già precompilati. Diciamo, la prima parte appunto, è relativa alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, quindi sono riportati i codici relativi, dovrà essere soltanto indicato il quantitativo. Tutta la dichiarazione di questa scheda viene fatta in tonnellate, quindi non è necessario riportare unità di misura, chiaramente è importante riportare il quantitativo in tonnellate.
Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata, qui abbiamo una prima sezione preimpostata, quindi con dei codici già inseriti, e una seconda parte invece dove possono essere introdotti ulteriori codici qualora non contemplati, distinti in rifiuti pericolosi e non pericolosi, e poi all'interno di ogni sezione dettagliati in maggior dettaglio. È importante dire che diciamo, la dichiarazione, diciamo, della scheda, i dati dichiarati nella scheda RU dovrà essere compilata un'unica scheda RU a prescindere dalle modalità con cui i rifiuti vengono raccolti, ovvero se in parte i rifiuti sono raccolti tramite concessionario o in parte in economia da parte del comune stesso, oppure se sono raccolti diciamo, tramite raccolta stradale o tramite raccolta attraverso il centro di raccolta, diciamo, è indifferente, e deve essere comunque compilata un'unica scheda in cui sommare tutti i quantitativi di rifiuti di cui il soggetto di garante è competente per territorio. Questo, beh, è, diciamo, un esempio, una parte soltanto della sezione della raccolta differenziata con i codici preimpostati, e qui invece abbiamo diciamo, la sezione relativa ai codici non, diciamo, non, per i quali possono essere liberamente inseriti da parte del dichiarante, distinguendoli appunto in rifiuti non pericolosi e pericolosi, in cui andrà riportato il quantitativo totale di ciascuna delle due tipologie e poi il dettaglio dei codici CER rientranti nelle due tipologie. Diciamo, dallo scorso anno, diciamo, dalla direzione dello scorso anno, era già stata introdotta una sezione della scheda RU specificatamente rivolta ai rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche e poi anche alla raccolta multimateriale. Quest'anno a queste due sezioni se ne aggiunge un'altra relativa alle pile e accumulatori portatili. Diciamo, queste sono diciamo, tre fattispecie abbastanza rilevanti, in quanto appunto diciamo, per questi rifiuti sono richiesti specifici obiettivi e rendicontazioni a livello europeo. Va detto che diciamo, alcune di queste informazioni che vengono richieste per queste tipologie di rifiuti sono chiaramente non direttamente desumibili da parte del dichiarante, in quanto il dichiarante dispone dei registri di carico e scarico, dei formulari o comunque delle informazioni relative ai codici CER che vengono raccolte, mentre non dispone magari delle informazioni relative ai raggruppamenti per quanto riguarda i RAE o nel caso delle pile e degli accumulatori dei dati relativi alle sole portatili o nella multimateriale, della ripartizione della multimateriale diciamo, nelle varie frazioni merceologiche. Per tale ragione è espressamente riportato nelle istruzioni che tutti questi quantitativi possono essere stimati dal soggetto dichiarante, quindi non è una dichiarazione, per intenderci, che diciamo, riconducibile poi a un registro di carico e scarico o a un formulario, ma è una dichiarazione che il dichiarante, un'informazione in più che viene data, richiesta al dichiarante, che può comunque stimare questo dato, quindi non è, diciamo, richiesta una certificazione del dato che viene comunicato. Per quanto riguarda i RAE in particolar modo, sappiamo che diciamo, diciamo, il monitoraggio degli obiettivi di raccolta, che sono presente previsti dal 151-2005, non prevedono, diciamo, una distinzione delle apparecchiature elettroniche per CER, bensì in realtà per categoria. Poi, diciamo, a livello nazionale è stato introdotto un decreto che raggruppa le categorie almeno in cinque raggruppamenti prevalenti, che sono quelli riportati in questa slide, per cui nella dichiarazione della sezione relativa ai RAE viene chiesto di indicare non solo il quantitativo raccolto per codice CER, ma anche un'ulteriore elaborazione distinguendo il totale raccolto nei vari raggruppamenti. Questo appunto può essere ricostruito attraverso le informazioni che il soggetto dichiarante può reperire appunto attraverso la documentazione amministrativa, ovvero anche attraverso metodi di stima, magari appunto, diciamo, forniti anche dall'impianto di destinazione che effettua l'operazione di recupero finale del rifiuto. Quindi abbiamo due sottosezioni, una prima parte in cui il dato viene comunicato per codice CER e una seconda parte in cui viene invece diciamo, stimato la distribuzione nei vari raggruppamenti. È chiaro che ci si attende che il quantitativo riportato in A totale corrisponda poi al quantitativo riportato in B, perché è la ripartizione della stessa informazione. Non sempre questo è detto. Per quanto riguarda i rifiuti di pile e accumulatori, sappiamo che la normativa, diciamo, il decreto legislativo 188-2008 prevede degli obiettivi specifici di raccolta di questa tipologia di rifiuti, per quanto riguarda in particolare i rifiuti di pile e accumulatori portatili.
diciamo, una distinzione di queste tipologie diciamo, delle pile accumulatori portatili dalle altre tipologie non può essere effettuata sulla base del codice CER. Pertanto, per questa ragione viene chiesta al dichiarante di fornire una stima della ripartizione di queste tipologie nelle varie, almeno diciamo, di portare il quantitativo relativo alle portatili e laddove dal codice non sia è possibile desumere direttamente la tipologia, ovvero se trattasi di pile al piombo, di pile al nickel cadmio o di altre tipologie di pile, di indicare anche la quota afferente a ciascuna delle tre tipologie. Vabbè, per individuare quali siano le batterie da ricomprendere in questo calcolo, valgono chiaramente le definizioni del decreto legislativo 188-2008, che definisce come pile e accumulatori portatili le pile a bottone, i pacchi e batteria o gli accumulatori che sono sigillati, trasportabili a mano e che non sono, quindi non costituiscono pile accumulatori industriali, quindi ad uso industriale, o che siano pile accumulatori diciamo, utilizzate per i veicoli, compresi appunto i veicoli elettrici. Chiaramente quelle rientrano in altre fattispecie. La struttura della scheda l'avete già intravista precedentemente, diciamo, riporta per ogni codice CER diciamo, la possibilità di indicare il quantitativo totale relativo a ciascun codice e poi la quota afferente alle sole portatili. Ovviamente nel caso del codice CER 200133, che è diciamo, un codice omnicomprensivo, si richiede anche di riportare il dettaglio delle tipologie, ovvero se trattasi di batterie al piombo, al nickel cadmio o di altre tipologie. Per quanto riguarda la raccolta multimateriale, beh, questa sezione era già stata introdotta nella precedente diciamo, versione del MUD, semplicemente è stata riportata un esempio nelle istruzioni su come diciamo, un po' ripartire il dato della raccolta multimateriale, nel senso che chiaramente ci si aspetta che il quantitativo riportato in corrispondenza del codice 150106 sia il quantitativo totale intercettato, mentre poi la distribuzione nelle singole frazioni merceologiche che compongono la multimateriale non sia ricompresa la quota relativa agli scarti, quindi ci si attende che il valore in corrispondenza del codice 150106 sia maggiore o uguale, maggiore alla somma dei codici dei valori riportati per i singoli codici. È importante diciamo, rilevare che siccome alcuni di questi codici sono chiaramente poi individuati anche nella precedente parte della scheda RU, che i codici riportati in questa sezione, cioè che i quantitativi riportati in questa sezione non devono poi essere sommati anche nell'altra, ovvero l'altra sezione, la sezione della raccolta differenziata presente nella parte iniziale della scheda RU si riferisce ai codici della raccolta monomateriale. Qualora invece questi codici provengono da raccolta multimateriale, i quantitativi devono essere riportati esclusivamente in questa sezione per evitare poi una duplicazione del dato. Poi c'è una semplice riga che è stata introdotta appunto relativa rifiuti avviati a compostaggio domestico. Qui chiaramente si tratta di quote sicuramente stimate, non tutti i soggetti istituzionali sono in grado di avere questa informazione. Esistono comunque delle regioni che hanno dei metodi di calcolo definiti, hanno individuato delle procedure, anche perché in alcuni casi viene applicato uno sconto sulla tariffazione della raccolta proprio per coloro che attuano la pratica. Quindi il soggetto che ha questa informazione sulla base del proprio metodo di calcolo che ha definito andrà a riportare questo quantitativo che è rilevante per il monitoraggio appunto degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Diciamo, la parte poi finale della scheda RU riporta diciamo, una sezione relativa ai rifiuti raccolti in convenzione. Questa è a libera compilazione, chiaramente qui verranno riportati tutti i codici CER che il soggetto istituzionale ha raccolto previa stipula di una specifica convenzione con soggetti pubblici e privati. Qualora chiaramente siano riportati questi quantitativi, questi poi dovranno essere anche poi, diciamo, specificati nei relativi moduli a cui questa sezione fa riferimento, quindi sia nei moduli DRU ma anche poi nel modulo RT-Conv, dove andrà appunto riportato l'elenco dei soggetti da cui i vari rifiuti vengono raccolti. Per l'appunto la scheda RU ha tre moduli allegati. Un modulo DRU che sarà compilato da tutti, perché chiaramente è la destinazione del rifiuto urbano raccolto. Questo ha fatto qualche elaborazione l'altro anno e abbiamo trovato che non sempre inseriscono il soggetto giusto, no? Sì, non sempre, appunto, beh, questo poi gli errori di compilazione sono sempre
sempre riportati. Poi, diciamo, su questa scheda, su questo modulo è importante individuare poi il soggetto in maniera opportuna, il soggetto poi destinatario, beh, poi lo vedremo. I moduli CS sono invece i cosiddetti, sono i moduli che vengono relativi ai comuni serviti, e questa è una, diciamo, un modulo di stretta competenza dei consorzi o delle comunità montane, ovvero qualora la dichiarazione venga presentata non dal singolo comune ma da un soggetto che diciamo, raccoglie per più comuni, quindi il dato della scheda RU si riferisce a più comuni, in questo modulo dovrà essere riportato il dettaglio dei comuni che fanno capo al dichiarante, quindi alla scheda RU, e diciamo, le quote di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato raccolti presso ciascun comune. Il modulo RT.com invece sarà l'elenco dei soggetti presso cui i rifiuti speciali raccolti in convenzione sono stati raccolti. Poi vedremo appunto più nello specifico come sono strutturate queste schede. Infine, nella parte terminale della scheda RU andrà riportato il numero dei moduli allegati per ciascuna tipologia di modulo. Allora, il modulo DRU chiaramente dovrà essere compilato almeno uno per ogni tipologia di rifiuto contenuto nella scheda RU, e chiaramente poi il modulo dovrà essere replicato per quanti sono i soggetti destinatari del rifiuto, ovvero se un rifiuto con lo stesso codice CER viene destinato a più unità locali, anche dello stesso produttore del rifiuto, dovranno essere compilato un modulo DRU per ogni unità locale di destinazione. Fa eccezione il caso in cui invece il rifiuto venga indirizzato a un soggetto estero, in questo caso va compilato un unico modulo per ogni soggetto estero, a prescindere dalle unità locali di destinazione del soggetto estero. Se il soggetto estero ha più unità locali, è comunque un unico modulo DRU quello che deve essere compilato. Diciamo, andrà riportato chiaramente in testa al modulo il progressivo del modulo di riferimento, il codice del rifiuto. Nel caso in cui diciamo, si stia parlando di un rifiuto di apparecchiature elettriche e elettroniche, dovrà essere individuato anche il relativo codice del raggruppamento di riferimento del rifiuto, e poi diciamo, dovrà essere indicato tutti gli estremi identificativi del soggetto destinatario per unità locale di destinazione, anche se un'unità locale diversa dello stesso produttore del rifiuto. Nel caso invece di destinazione estera non è necessario indicare il codice fiscale del soggetto, e è sufficiente appunto indicare la ragione sociale del soggetto, il paese estero e il codice di regolamento di riferimento del rifiuto che viene appunto esportato. Dovranno poi essere individuati i quantitativi totali di ciascun CER destinati alla sede all'unità locale di destinazione, e il dettaglio delle singole operazioni di recupero o smaltimento, ossia che siano effettuate in parallelo, in serie, insomma tutte le operazioni di trattamento a cui viene sottoposta, i quantitativi ad ogni operazione di trattamento. Qui è importante specificare che nel caso dei RAE, questo non sempre si è verificato, non va riportato il centro di raccolta di destinazione del rifiuto raccolto, ma l'impianto di recupero finale del rifiuto, perché tant'è vero che diciamo, almeno nello scorso anno l'operazione prevalente del rifiuto urbano di destinazione era R13, perché era il centro di raccolta, l'ha indicato. Invece non deve essere indicato il centro di raccolta, ma l'impianto che effettua il recupero o lo smaltimento finale del rifiuto urbano. Il modulo RT.conv sarà compilato dai soggetti che intercettano anche rifiuti speciali a seguito di convenzione, dovrà essere riportato diciamo, il codice del rifiuto raccolto in convenzione, e tutti i soggetti, semplicemente tutti gli identificativi dei soggetti presso cui questo rifiuto è stato raccolto nel corso dell'anno. Il modulo CS è invece espressamente rivolto alle comunità montane o ai consorzi di comuni, e questo richiederà l'elenco dei comuni serviti dal consorzio della comunità montana e semplicemente la quota di raccolta differenziata totale e del rifiuto urbano indifferenziato raccolto presso ciascun comune. Quello chiaramente che ci si aspetta di trovare è una corrispondenza tra il totale riportato in questi moduli e il totale nella scheda RU. Questo non sempre si verifica, però insomma dovrebbe essere un controllo fatto dal soggetto dichiarante, ovvero che i quantitativi riportati in questi moduli sono poi quelli effettivamente riportati nella scheda RU. La seconda parte della comunicazione rifiuti è quella invece relativa ai costi di gestione, nel quale il soggetto dichiarante dovrà riportare, i soggetti obbligati sono gli medesimi della scheda RU, dovrà riportare per tutte le tipologie di rifiuti indicate nel rifiuto nella scheda RU, non per tutte le tipologie, cioè i costi associati alla raccolta e alla gestione delle tipologie dei rifiuti urbani assimilati indicate nella scheda RU.
Diciamo, questa sezione non ha subito assolutamente modifiche rispetto alla precedente, ma da anni che non subisce modifiche rispetto appunto nella sua struttura. Diciamo, si compone di diverse sezioni, costi operativi di gestione ripartiti nei costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti differenziati, i costi, una seconda sezione, sezione 2 relativa ai costi dei comuni e una sezione 3 relativa ai costi d'uso capitale. Il totale dei costi è dato chiaramente dalla somma dei subtotali relativi alle varie sezioni. Poi a loro volta ognuna di queste sezioni è a sua volta suddivisa in ulteriori voci di costo che dovranno essere dettagliate appunto dal dichiarante. Per quanto riguarda la scheda ricavi, diciamo la struttura è abbastanza semplice. I ricavi sono dati dall'insieme delle tre voci RA, RB e RC, ovvero i proventi dalla vendita dei materiali, dalla vendita di energia dei rifiuti e ai costi diciamo, sostenuti dal CONAI, ovvero il contributo erogato dal CONAI per la raccolta differenziata, più ulteriori informazioni relative ai proventi da tariffa e da tassa che comunque non compongono il totale dei ricavi o dei costi della dichiarazione. Per quanto riguarda questa scheda è presente un modulo allegato che è il modulo MDCR nel quale dovranno essere diciamo, riportati per ogni codice CER della scheda RU raccolti in modo differenziato, quindi si riferisce ai rifiuti urbani differenziati, il dettaglio delle voci dei costi, cioè la struttura è esattamente la stessa della scheda relativa ai costi, solamente però per la sezione relativa alla raccolta differenziata. Questa diciamo, è la struttura, dovrà essere riportato il codice del rifiuto e il quantitativo totale raccolto nell'anno e tutto il dettaglio dei costi della gestione del rifiuto raccolto in modo differenziato, solo per la raccolta differenziata. Ovviamente, e anche questo non sempre è scontato, ci si aspetta che tutti i codici della raccolta differenziata indicati nella scheda RU siano riportati in questo modulo e il quantitativo riportato in questo modulo corrisponda alla quota indicata di raccolta differenziata. Non l'ho detto, diciamo, per quanto riguarda la sezione costi, il codice 150106 relativo alla multimateriale va indicato nella sua globalità, non va ripartito nelle varie voci, cioè va riportato la voce di costo per la gestione e la raccolta di tutta la multimateriale, quindi sotto la voce 150106. Questo è quanto. Sei stato lucidissimo. Ho cercato di recuperare. Riguadagna il tavolo dei relatori per illustrarci la sezione rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.